In questa terza domenica di Avvento c'è questo personaggio, Giovanni, che è stato mandato da Dio ad annunziare la venuta di Gesù. Viene chiamato il precursore. Venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Notate, Gesù è luce, è luce che dà salvezza attraverso la fede, perché credessero. Gesù illumina il cuore, la mente e apre tutto di noi alla fede. Dio opera, opera in lui ed opera salvezza. Giovanni doveva dare testimonianza alla luce. Da notare che lo stesso Gesù a un certo momento dice agli apostoli: voi siete la luce del mondo. Per cui quella che è una caratteristica sua, Gesù la applica ai discepoli. Noi siamo luce del mondo, ma possiamo essere autenticamente luce se siamo riflesso della sua luce, se la sua luce si riflette in noi e noi la porgiamo a tutte le persone che incontriamo nella vita. È la luce di Dio, è la luce della verità, è la luce della sapienza, è la luce che dà vita alle cose, che dà colore, che dà spessore, che dà bellezza alle cose. Ora Gesù è venuto a darci la parola di Dio, è venuto ad insegnarci Dio. Lo dice San Giovanni stesso, proprio nello stesso brano di Vangelo. Nessuno ha mai visto Dio, egli è venuto a rivelarcelo. E allora quel Gesù che ci rivela, il Padre, ci dà proprio anche questa capacità di rivelare anche noi il Padre. Certamente dobbiamo essere luce riflessa della stessa luce di Gesù. Oltre il tema della luce, abbiamo detto proprio all'inizio della Santa Messa, c'è un altro tema, il tema della gioia. E questo tema viene ripetuto più volte nella parola di Dio. Abbiamo ascoltato dal primo libro, dal libro di Isaia, nella prima lettura: io gioisco pienamente nel Signore, l'anima mia esulta nel mio Dio. Nel Salmo responsoriale la Chiesa ci ha fatto leggere il cosiddetto Magnificat, l'inno di Maria, in cui abbiamo ripetuto: la mia anima esulta nel mio Dio. Notate come questa preghiera mariana è farcita proprio di parola dell'Antico Testamento, di parola di Dio. Gioire nel Signore, esultare nel Signore. Perché? Il motivo: perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia, come uno sposo si mette il diadema, come una sposa si adorna di gioielli. Allora io gioisco perché Dio si è preso cura di me e mi ha dato tutta la bellezza di Dio, e io devo trasmettere proprio questa bellezza di Dio, come la terra produce i suoi germogli, come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia, la lode davanti a tutte le genti. Tutto questo attraverso l'opera del Messia. Gesù dice: lo Spirito del Signore è su di me. Quando entra nella sinagoga di Cafarnao, gli viene dato proprio questo brano di rotolo di Isaia, e lui legge, e poi a un certo momento dice: oggi si sono verificate queste cose, lo Spirito del Signore è su di me, mi ha consacrato, mi ha mandato a portare il lieto annunzio, ancora una volta gioia. Il Vangelo significa gioia, il lieto annunzio. A chi? Ai miseri. Gesù il Messia è venuto proprio per trasmettere ai miseri questo lieto annunzio, un annunzio di salvezza.
Lui è venuto a fasciare le piaghe dei cuori spezzati. Quanti cuori spezzati ci sono oggi, nella nostra situazione particolare che viviamo. Lui è venuto a fasciare oggi questi cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a proclamare un anno di grazia, sì, una novità, la gioia. Gesù è gioia, Dio è gioia, noi possiamo e dobbiamo essere gioia, mantenerla sempre questa gioia, con un volto luminoso, solare, che nasce dalla certezza della grazia di Dio in noi. Quando in me c'è la bellezza di Dio, io non posso che trasmettere questa bellezza a tutte le persone che incontro nella vita. E nella seconda lettura abbiamo ascoltato Paolo che si rivolge ai Tessalonicesi e li invita alla gioia: siate sempre lieti. Ve lo ripeto ancora una volta, siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie. Questa infatti è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. E allora questa gioia che è in noi è frutto dello Spirito. E allora sempre Paolo, rivolgendosi ai Tessalonicesi, dice: non spegnete lo Spirito. Quello spirito che genera in voi proprio questo sentimento di gioia. Questo spirito che è anche l'iniziatore di tutte le profezie. Non disprezzate le profezie. Questo spirito che ci invita alla conversione. Per questo vagliate ogni cosa, tenete tutto ciò che è buono. E poi Paolo, rivolgendosi ai Tessalonicesi, dà il saluto: il Dio della pace vi santifichi. Santifichi, vi faccia santi. Anche noi quest'oggi vogliamo accogliere questo invito, lo vogliamo tradurre in preghiera: Signore, facci santi. Vogliamo essere luce, vogliamo essere portatori di gioia, annunziatori del tuo Vangelo, Vangelo di salvezza. Grazie, oh Signore, grazie.